condivisione futuro forense, è stata presentata la lista praticamente che parteciperà, no, all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. È un periodo particolare questo, no, di riflessione, ma è una lista seria, programmatica e concreta che vuole dare molto. Condivisione Futuro Forense è il frutto dell'aggregazione di quattro associazioni forensi che sono la Camera Penale, la Camera Civile, la Camera Minorile e l'Associazione Matrimonialisti Italiani. E la bellezza di questa aggregazione è proprio essere stata costituita con il contributo di queste associazioni, che sono associazioni operanti sul territorio e molto rappresentate e molto rappresentative, perché sono le associazioni che fanno le battaglie più importanti in materia penale, in materia civile, in materia minorile e famiglia. Quindi questa aggregazione ha avuto questo privilegio e questa fortuna. Ne siamo particolarmente orgogliosi, siamo in 15 perché abbiamo voluto rispettare la libertà elettorale dei colleghi che andranno a votare lunedì, martedì e mercoledì prossimo, cioè il 6, il 7 e l'8 febbraio, per individuare quelli che saranno i componenti del Consiglio dell'Ordine del Tribunale di Brindisi, e all'interno di questi consiglieri poi si voterà il candidato presidente. Solo per fare chiarezza, questa aggregazione è stata composta anche attorno ad una candidata che ha espresso l'unità, ecco, attorno alla quale si è espressa l'unità. Il nostro programma è molto ambizioso perché noi puntiamo molto sulla formazione e sulla trasparenza nell'interesse dei giovani. Ci sono degli argomenti fondamentali per aiutare gli avvocati a non avere gli stessi problemi che hanno avuto i giovani medici, cioè a un certo punto abbiamo perso tanti medici e finalmente adesso i medici stanno recuperando un ruolo nell'attività professionale. Invece la professione forense sta decrementandosi, e se noi aiuteremo i giovani a formarsi, a credere nelle possibilità che devono avere tutti nella stessa misura, probabilmente riusciremo a dare continuità a questa professione. Ecco, possiamo dire per concludere, è una professione che va tutelata maggiormente e rispettata. Sì, va tutelata perché il rispetto delle regole deve partire innanzitutto da noi. Quindi, voglio dire, tutti gli avvocati devono dare prova che sono eticamente persone portate a fare esattamente quello che la legge impone a tutti di fare. Sono cittadini che devono contribuire all'affermazione della legalità e che devono aiutare le persone più in difficoltà a tutelare i loro diritti. Questa è una professione eterna, della quale hanno avuto bisogno tutti, post Christum Natum, non so prima, ma sicuramente dopo la nascita di Cristo. Ci crediamo ciecamente e dobbiamo aiutare i giovani per perpetuare questo tipo di attività. Okay.